Siamo quasi pronti per la serata Marx. La serata Marx è una trasmissione televisiva che prende lo spunto dalla ricorrenza del centenario della morte di questo grande filosofo tedesco. Carlo Marx un po' tutti sappiamo chi è, perché conosciamo almeno alcune delle sue frasi più famose. Proletari di tutti i paesi, unitevi. Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo. Oppure, i filosofi sinora si sono impegnati a capire il mondo, adesso si tratta di cambiarlo, eccetera. Carlo Marx è quello che ha inventato il marxismo, che ha cambiato il mondo negli ultimi 100 anni, in un modo che alcuni piace di più ad alcuni di meno, però lo ha cambiato. Che cosa sia il marxismo? Dateci qualche minuto per tentare di spiegarlo. Da soli non ce la faremmo mai, perciò abbiamo convocato in studio persone delle più varie competenze, e ci sono, li vedrete, dei filosofi, dei sociologi, degli economisti, politici, politologi, marxisti, ex marxisti, artisti, dei cantanti. Però vorrei procedere con ordine e vorrei darvi alcune informazioni essenziali su Marx, e le chiederò a questo computer, perché non vogliamo essere secondi a nessuno, non si vede perché dovremmo, abbiamo anche noi un computer, e al computer chiederò le informazioni essenziali su Marx. No, c'è un errore. Questi sono i fratelli Marx. Perché il computer è stupido, bisogna dirgli tutto, che è Carlo Marx, non i fratelli Cicco, Zeppo, Graucio, eccetera. Marx. Leggerò la scheda, la solita scheda. Karl Marx nasce a Trevi in Germania il 5 maggio del 1818, secondogenito. A me mi preparano sempre queste schede televisive che mi paiono sinceramente noiose. Mi hanno dato invece un consiglio più astuto, mi hanno detto: per inquadrare Marx bisogna aver presente il numero 3. 3 sono i libri del Capitale, primo, secondo e terzo libro. 3 sono gli elementi della filosofia hegeliana, la dialettica di Hegel che Marx ha sempre in mente, tesi, antitesi, sintesi. 3 sono le internazionali, le grandi associazioni dei partiti comunisti che si ispirano a Marx, la prima, la seconda, la terza internazionale. 3 sono le figlie di Marx, Jenny, Laura e Leonora. 3 sono i paesi nei quali Marx ha vissuto e si è formato. La Germania, lì ha preso la filosofia. La Francia, lì ha vissuto il 48, il 1848, e ha capito la politica. L'Inghilterra, l'economia, perché Marx ha vissuto in Inghilterra tutta quanta la seconda parte della sua vita, ha vissuto a Londra 30 anni e vedete che anche qui c'è il numero 3, che è un numero perfetto. Però la perfezione non essendo di questo mondo, quando si va agli amici, Marx di amico ne ha avuto uno soltanto, Federico Engels. E c'è un altro uno, un presunto figlio illegittimo avuto dalla cameriera, ma questo è un po' controverso, è un particolare minuto, ma non secondario per descrivere tutto il personaggio. Nella memoria del computer questa volta questa informazione ci dovrebbe essere, proviamo a chiederla. Allora,
E allora, la risposta? Su, coraggio. Riformulare? Che cosa? Formulare che? La domanda. Perché? Vabbè, figlio illegittimo dalla cameriera. Figlio illegittimo dalla cameriera, adesso riformulare la domanda. Beh, io ci rinunzio, questo computer serve a poco, a nulla per Marx. E poi del resto noi abbiamo un'altra risorsa, abbiamo la soffitta, abbiamo una soffitta, perché voi lo sapete, non si fa che dire che Marx è stato mandato, o sarà mandato, o dovrebbe essere mandato in soffitta, e noi abbiamo preparato una soffitta nella quale manderemo parte di Marx, o tutto Marx, chi lo sa. Però badate, non è una soffitta disabitata, c'è qualcuno. Il professor Giacomo Marramao, che è uno studioso, un filosofo di professione, ed ha studiato proprio quel momento della cultura italiana in cui per la prima volta fu detto Marx è stato mandato in soffitta. Quando è accaduto? La frase fu pronunciata da Giovanni Giolitti in un discorso alla Camera dei Deputati dell'8 aprile 1911. E allora dal 1911 ad oggi sono 70 anni, ma non mi pare che Marx sia sempre rimasto in soffitta nel frattempo. Direi proprio di no. Diciamo che noi mandiamo Marx in soffitta, ma lui non ha voglia di starci, è così? Sì, mi sembra. Tu invece dovresti stare in soffitta con noi a darci una mano. Del resto sei in buona compagnia, hai la tua preziosa raccolta delle opere complete. Si vedono? Quanti sono? Quanti volumi sono? Sono 39 più 2 di supplemento e più 2 di indici. E allora lì la risposta ci sarà però. Insomma, l'ha avuto o no Marx, questo figlio illegittimo dalla cameriera? Ah, direi che ci sono molte risposte ad altre importanti questioni, ma non a questa. E già, perché questa non sarebbe una questione importante. Beh, noi in realtà avevamo pensato di leggere Il Capitale in trasmissione. Poi ci hanno detto che è lungo. Però si dice che la prima frase di un libro già contiene in nuce il libro tutto intero. E questo vale anche per Il Capitale, assolutamente. Perché non leggiamo allora la prima frase del primo libro del Capitale? Si può fare, certo, la prima frase. Marx, Il Capitale, libro primo, capitolo primo, l'inizio. Prima frase. Der Reichtum der Gesellschaften in welchen kapitalistische Produktionsweise. No, è in italiano. In italiano la frase suona così: la ricchezza delle società in cui domina il modo di produzione capitalistico si presenta come un immane, una mostruosa raccolta di merci. La società capitalista è un immenso, no, mostruoso, la società capitalista è un immenso, mostruoso ammasso di merci. Mi devo arrampicare su per questo monumento che abbiamo fatto a Karl Marx. Oh, noi abbiamo messo su questo monumento non per celebrare, ma per frugare, e frugheremo in quattro posti: nel cuore, nel fegato, nel cervello e nella barba di Marx, sapendo che non è che vadano sempre d'accordo queste quattro parti del suo corpo. Cominciamo a vedere che cosa c'è nel cuore di Marx. Nel cuore di Marx c'è, che so solo, c'è un piccolo mucchio di fotografie di famiglia nelle cornici dell'epoca. Questa è Jenny, la moglie, di qualche anno più grande di lui, era una bellissima donna. Questa è Laura, la figlia dei Boccoli. Queste sono Laura, eccola qui, i Boccoli. Questa è Jenny, la figlia, che si chiamava come la madre. Questa è la Lenken, la cameriera di famiglia, la fedelissima cameriera di casa Marx, di cui si dice che abbia dato a Marx, o a Engels, chi lo sa, un figlio illegittimo, credo non si saprà mai la verità. Questa è Eleonora, la terza delle figlie, amatissima da Marx, forse la più sfortunata, quella che finì suicida. In realtà nessuna di queste tre figlie di Marx ebbe un grande destino.
tutte quante ebbero una vita che più che meno infelice. Devo dire che nel cuore di Marx c'è un'altra cosa essenziale che non c'entrava in quel cassetto e che è indispensabile per capire Marx, ed è la legna. Proprio una fascina di legna, di quella che si raccoglie nel bosco. Perché uno dei primi atti di Marx politico pubblicista è un articolo scritto per la Gazzetta Renana in difesa di certi contadini che avevano rubato della legna da ardere, come questa qui, su un territorio demaniale. Ed è una cosa bellissima, perché Marx, polemico, è un grande scrittore. Quando è arrabbiato scrive benissimo e dice che siamo arrivati a una sorta di rovesciamento di posizioni. La legna è importante, certo, ma può mai darsi che la legna sia più importante degli uomini? Finisce per diventare un feticcio. È la prima volta che Marx usa il termine feticismo, che fa capo a un concetto complicato che noi spiegheremo più tardi e speriamo di riuscirci. Ma torniamo all'album di famiglia, la famiglia Marx. Una moglie, tre figlie, una cameriera. Io voglio chiedere a Inke Feltrinelli, a lei che è tedesca, come la famiglia Marx, che pare che sappia tutto, è vero? Lei sa tutto sulla famiglia Marx. Un po', non sono marxologa. Ma quali sono le cose essenziali da sapere? Lui creava una famiglia veramente tedesca, coltivava tutti i riti tedeschi, i recita in casa, i picnics domenica, anche quando lui era senza una lira, lui organizzava un ballo per le sue figlie, era commovente. Lei direbbe che era una tipica famiglia tedesca? Borghese, un po' filisteo, un po' snob, che hanno sempre snobato i Lizzie e Mary Burns, le compagne di Engels. Era una famiglia classica, mangiavano pesante, male, mangiavano sempre cose che lui non poteva mangiare, perché era malato di fegato, ma pesce affumicato e questo ottimo vino della Mosel, lui amava molto tutta la sua vita, era male per lui, tutta la sua... era un vero borghese, come i nostri nonni. E questa storia del figlio dalla cameriera? Questa è anche una cosa, lui ha costretto Engels di... Ma allora c'è, è vero che ha avuto un figlio illegittimo dalla cameriera di famiglia? Questo abbiamo tutti letto, però i figli erano totalmente sciocchi, no? Dopo Eleonora era molto scioccato quando si è capito che il figlio era del suo padre. Perché no? Si capì molto tardi. Sì, dopo la morte. Soltanto dopo la morte. Sì. Voglio chiederle un'altra cosa. Lei dirige una grande casa editrice che ha anche molte librerie. E allora lei può dirci una cosa importante. Fino a, diciamo, 10 anni fa, il libro più rubato nelle librerie Feltrinelli era Il Capitale di Marx. Sì, in tutte edizioni, tascabili e costose. E adesso? Purtroppo non più. È finito questo. Boom. Direbbe anche lei purtroppo non più per il fatto... Ah no, ma quelli lo rubavano e non lo leggevano, allora non c'è nessun purtroppo da dire. No, volevo chiedere a Gaspare Barbiellini Amidei. Gaspare Barbiellini Amidei ha scritto un libro, Il Minus Valore, e quindi potremmo cominciare di qui a spiegare il plus valore, ma lo faremo un'altra volta con l'aiuto di quell'orologio. Il plus valore è uno dei concetti fondamentali di Marx. Però pare che lei sappia tutto su Marx bambino. Come mai? Proprio tutto no. Anni fa, quando insegnavo all'Università di Bergamo, avevo dato a una mia studentessa, Angela Scandella, mi sono portato qui la tesi, una tesi di laurea su Marx a Trier. Trier sarebbe Treviri, la città tedesca dove Marx è nato. Questa tesi invece è diventata un grosso lavoro. Questa studentessa è andata là, si è fermata a lungo all'istituto Karl Marx House di Treviri e ha fatto un lavoro importante, molto importante. Per cui è venuto fuori questa cosa che probabilmente non ci sarà nulla forse di inedito, ma sulla quale varrebbe la pena di soffermarsi un attimo, non solo sul piano della curiosità. Questo ragazzo, questo bambino che torturava le sorelle preparando dei grandi dolci, pare cattivissimi, ma che le costringeva a mangiare, e poi per farsi perdonare raccontava delle stupende, strane favole. Questo Marx, che già bambino, anticipava un fatto sul quale poco forse ci si sofferma, cioè sul fatto che Marx ha un linguaggio letterario e dei punti di riferimento ad alcuni autori senza i quali forse non si può capire in fondo nemmeno le sue teorie economiche. E questo si vede già da bambino, le sue preferenze letterarie si vedono già quando è piccolo? Sì, per esempio poi tornerà anche adolescente a regalare sia alla fidanzata che al padre delle raccolte di saghe nordiche
di novelle, di testi di folklore. In genere, comunque, il rapporto fra Marx e alcuni testi letterari, per esempio importantissimo secondo me quello con Shakespeare e quello con Omero, è molto importante per capire, al di là del formulario tecnico, economico, il doppio spessore di Marx. Lei prima sentivo che si rifaceva a quell'articolo della Gazzetta Renana. Quello della legna, della indignazione per il furto di legna. E lei diceva che effettivamente lì, non per la prima volta credo, perché già in alcune sue poesie lui parla di feticcio, di feticismo. Bene, questo concetto che forse, secondo me, non voglio rubare il mestiere a chi parlerà di Marx e il plusvalore. No, no, ma dica pure che ci aiuta. Però secondo me il concetto del carattere di feticcio delle merci, il suo arcano, perché Marx parlava anche in termini spesso teologici o comunque amava, questa parola arcano ha uno spessore abbastanza notevole, è un concetto assolutamente modernissimo, che non fu capito, che banalmente oggi viene tradotto con la parola consumismo, cioè il fatto, in parole povere, che non siamo noi a vivere, ma sono gli oggetti spesso a vivere per noi e a camminare, a incorporare quella differenza di classe che noi viviamo e che praticamente i produttori degli oggetti sono uno trattato in modo diverso dall'altro, ma poi sono gli oggetti a sgambettare, come diceva Marx, nella realtà e imporre di essere diversi l'uno dall'altro. Quindi Marx aveva ragione quando diceva comunque la legna non può essere più importante degli uomini. Però cammina come se fosse più importante degli perché uomini. Perché noi ne abbiamo fatto un feticcio. Così. E questo è il feticcio. Ora, per esempio, questo concetto di feticismo, secondo me, e torniamo alla domanda che lei mi faceva, veniva dalle radici di Marx. Secondo me in Marx, bambino, adolescente, non per rivendere questo studio di questa mia studentessa, non è soltanto un fatto di colore. Per capire Marx bisogna capire alcune cose della sua adolescenza. Per esempio, ci sono mille marxismi, no? Oggi che celebriamo il centenario di Marx sarebbe meglio, come dire, risalire a dei terzi marxiani, non marxisti. Perché il marxismo è morto e secondo me Marx è vivo, ma questo è forse è una battuta e forse anche una battuta maleducata. Però se lei ritorna al primo Marx si accorge che quelle due divisioni che sempre ha in Marx, tra il Marx scientifico e il Marx economista, e per molti è troppo poco scientifico, troppo poco economista, e poi il Marx utopico, il Marx umanitario, e il Marx, se vuole, anche un po' filisteo, come diceva giustamente la signora Feltrinelli, queste due anime convivono negli studi di Marx giovane. Ci sono già nel Marx giovanissimo. Esatto. Ci sono e si capiscono anche nelle sue radici. Tre persone, secondo me, hanno influenzato Marx. No, secondo me, si sa notoriamente. Uno, il suo maestro, che lo ha portato all'incontro con Rousseau, con l'illuminismo, che è importante, ma che egli supera, Wittenbach, se non sbaglio. Uno, il suocero, di cui egli era amico prima del matrimonio con Jenny Westphalen. E anche lì è maldicenza dire che lui cercava soldi nel matrimonio, perché tra le altre cose quella famiglia non era una famiglia ricca, che guadagnava parecchio, spendeva tutto quello che poteva. Lui ha avuto mai una lira. Vero, sia West... Poi noi troveremo modo di raccontare i lunghi periodi di miseria della famiglia Marx a Londra. E il padre. Questo rapporto con questo padre che era stato battezzato, ma queste radici ebraiche. E questi tre rapporti però, con le radici... Però col padre è un rapporto un po' complicato, pare che lui un po' lo disconosca in certi momenti, non voglia sentirne parlare. Sì, però la lettera, l'unica lettera che ci è arrivata, rivela con il padre, questo uomo che manda le poesie al padre, che si confida col padre, c'era un rapporto di odio-amore, indubbiamente, che si colloca in quell'ambiente borghese un po' filisteo nel quale vive Marx. Ma che lei sappia, è vera la storia che Marx portava in tasca fino alla fine, una sì, fotografia figlia, del padre? La figlia lo narra e anzi dice che lui non amava far vedere questa fotografia perché riteneva che non fosse abbastanza somigliante. In realtà il padre assomigliava, almeno dalle foto, al figlio. Vorrei dire che se lei va a vedere la vita di Marx ragazzo, Marx prima bambino, poi ragazzo, poi studente, fino al primo anno a Bonn, fino a che poi va a Berlino, lei trova delle cose che sono abbastanza normali. Un ragazzo che aveva saltato due anni, certamente molto intelligente, un tema di religione abbastanza, voglio dire, saccente, dotto e con
nulla di grande profondità, un tema su cosa fare da grandi in cui qualcuno ha trovato già gli accenni al materialismo storico che poi Marx... Tutte cose che potevano portare anche a nulla. Però, siccome nella vita ogni tanto da queste cose viene fuori qualche altra cosa, cioè questo pensiero che credo si faccia un grande torto oggi a considerarlo superato, perché chi non è marxista, io non lo sono assolutamente, proprio per non essere marxista bisogna essere consapevoli che era un grosso pensiero, che non si può nemmeno superare se non se ne sapprende, se lo si sottovaluta. Comunque, dicevo, questo pensiero è utile vederlo nelle sue radici, perché le composizioni vengano da là. Questa è una cassapanca inglese dell'Ottocento, o potrebbe esserlo. Questo potrebbe essere un diario della famiglia Marx, e in effetti lo è. Perché, guardate, adesso vi faccio vedere, questi sono degli autografi. Le figlie di Marx amavano i giochi di società, ed uno dei giochi di società diffusi a quel tempo era il questionario, una specie di intervista. Si facevano tante domande semplici ma insidiose ad un personaggio, e loro fecero queste domande anche al padre. Brave ragazze, così ci hanno lasciato un documento prezioso, un questionario a Carlo Marx. Vere domande a Carlo Marx e vere risposte. La vostra idea della felicità? La lotta. I vostri eroi preferiti? Spartaco. Allora è la lotta di classe. Spartaco è l'eroe della rivolta servile contro Roma. Il vostro colore preferito? Beh, avete pensato bene. Il colore preferito da Karl Marx è il rosso. Il vostro detto preferito? Nulla di umano mi è estraneo. Noi abbiamo commesso qualche indiscrezione, abbiamo indagato nella famiglia Marx, la moglie, la cameriera, il figlio illegittimo. Speriamo che ci sia perdonato. Marx ce l'avrebbe perdonato. Sono un essere umano e nulla di quello che capita agli altri uomini non è detto che capiti anche a me. Il vostro motto preferito? Beh, questo non lo indovinereste mai. Il motto preferito di Carlo Marx è dubita di tutto, dubita di tutto. Non è questo l'aspetto di Marx che ci interessa. Però è importante per capire il personaggio. Sì, certo, no? Il privato è storicamente fondamentale, dal punto di vista storico è fondamentale, però direi che per noi ora è più importante cercare di afferrare il nocciolo della concezione della storia di Marx, il materialismo storico per l'appunto. Ecco, a me mi hanno detto che si può dire in una frase, che però bisogna pronunciare in tedesco: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. La famosa frase: prima viene il mangiare e poi la morale. Aspetta, nella traduzione italiana è: prima la trippa, poi viene la virtù. Questa è la traduzione italiana corrente da Bertolt Brecht, L'opera da tre soldi, sì, certo. Vabbè, ma è L'opera da tre soldi. Brecht è o non è il cantore autorizzato di Marx? Di insegnarci qual è la strada della verità, dovete prima darci da mangiare, allora solo si ragionerà. O voi che a pancia piena amate l'ordine e poi parlate tanto d'onestà, queste parole non scordate più: prima la trippa e poi vien la virtù. E sia possibile ai derelitti mangiar quel pane che ora è soldi dritti. Di che cosa vive l'uomo? Di cosa vive, sì, possiamo vederlo. Uccide, spoglia, ruba e strozza, e cos'altro fa? È molto facile stare bene al mondo se tu dimentichi d'essere un uomo. Signor, riesa, crosanta verità, che l'uomo vive solo
Naturalmente questa è una rappresentazione un po' semplificata della concezione materialistica della storia quale si ritrova in Marx, questa di Brecht che Mill va accantato, prima viene il mangiare, poi viene la morale. Però ad ogni modo, la concezione materialistica della storia, l'idea che le condizioni materiali vengono prima di tutto il resto e, se non mi sbaglio, determinano tutto il resto, è una concezione che ancora sta in piedi o no? Dobbiamo mandarla in soffitta o tenercela? Io voglio chiederlo al professor Eric Hobsbawm dell'Università di Londra e poi al professor Lucio Colletti. Professor Hobsbawm. Ma io credo che la concezione materialistica della storia ha trasformato tutte le scienze storiche. Oggi non si scrive storia come scriveva prima di Marx, e anche loro, chi non sono marxisti, scrivono molto in modo molto più marxista perché hanno accettato il nocciolo di questa analisi. Direi che è certo che consiste di due cose, no? Il fatto che le condizioni in quali l'uomo si guadagna la vita, gli uomini si guadagnano la vita, determinano tutto l'altro. Direi che, insomma, nella frase del Brecht, questo non è il marxismo, perché non è una successione cronologica prima che uno mangia, dopo che rifletta. Prima in ordine di importanza. Prima in ordine di importanza. È più importante. Diciamo, per spiegare. Come ci si guadagna da mangiare, è più importante di tutto il resto. Per spiegare questo è la prima cosa da spiegare, perché si può spiegare la idea, la coscienza dell'uomo, cominciando, diciamo, no, dall'essere sociale, dalle condizioni materiali, delle strutture materiali, ma no, in senso inverso. Ma direi anche che Marx ha fatto un'altra cosa, cioè ha dato una idea, diciamo una direzione della storia nel senso dell'umanità, chi comincia con un controllo modesto sulla natura e poi nel corso della storia cresce in modo molto complesso questo controllo dell'uomo sulla natura. Attraverso il lavoro sulla natura, forse sulla natura, sulla terra, anche forse sul cosmo. Queste due cose mi parano vere e anche importanti dal punto di vista del marxismo e anche dal punto di vista politico nella storia. E allora, per il professor Hobsbawm ce la teniamo, la concezione materialistica della storia, non la mandiamo perché faremmo male in soffitta. Professor Colletti, e lei? Anch'io la terrei senz'altro e trovo che l'idea di illuminare la coscienza dal di dietro, per così dire, è eminentemente moderna. Si può risalire a Hume, in fondo dico la ragione è serva delle passioni, diceva Hume. Freud, in tutt'altro campo naturalmente, non intendo affatto proporre un miscuglio Marx-Freud, spiega appunto i fenomeni della coscienza risalendo a qualcosa che è al di qua della coscienza stessa. Aggiungerei però subito che la concezione materialistica della storia significa molte cose. Significa in primo luogo l'idea che la storia da un certo momento in poi procede attraverso la lotta delle classi. E questa non è propriamente, come Marx stesso riconobbe del resto, un'idea sua originaria. Risaliva già la storiografia francese, a Thierry, a Guizot, eccetera. Un secondo punto. La concezione materialistica e storia è stata estremamente semplificata nella vulgata marxista. E cioè struttura e sovrastruttura sono stati considerati come due piani separati e distinti. Per dare l'idea di come così non sia, perché generalmente si intende la struttura è il piano materiale o economico, poi su questo piano materiale o strutturale si erge la sovrastruttura dove compaiono i fenomeni giuridici, religiosi, ideologici e così via. Ora, pensate per esempio all'esordio del capitale, come si apre il capitale. Quando Marx analizza la compravendita della forza lavoro,
che è il rapporto originario da cui si sprigiona, secondo lui, tutta la costruzione capitalistica. La compravendita della forza lavoro, dice Marx, implica uno scambio. Lo scambio implica tacitamente o esplicitamente un rapporto contrattuale, cioè un'identità giuridica, sono entrambi persone giuridiche, sia il lavoratore che vende la sua giornata lavorativa, sia l'imprenditore che l'ingaggia. Ma il lavoratore ha molto meno potere, ecco, mi pare. Ecco, ora compare già una componente giuridica che dovrebbe essere sovrastrutturale, cioè l'uguaglianza giuridica nel rapporto strutturale. Questo per dire che Marx in fondo è molto più complesso e duttile di quanto non compaia nelle riduzioni più o meno divulgative che spesso si incontrano, soprattutto per quanto riguarda le semplificazioni un po' grossolane del marxismo e del materialismo dialettico di tipo sovietico. Da questo punto di vista, sì, mi sembra che sia giusto quello che ha rilevato poc'anzi il professor Hobsbawm, cioè che l'influenza di Marx, insomma, l'attenzione che egli ha portato ai fenomeni, ai modi di produzione, ecco, più che a delle strutture materiali, si tratta di pensare ai rapporti sociali di produzione. Questa attenzione, dico, ha avuto una grande efficacia nell'orientare diversamente, dico, il corso della storiografia moderna. Del resto, pensate questo, nel capitolo Trasformazione del denaro in capitale c'è già un'anticipazione in qualche modo di quella, un'anticipazione molto vaga, della tesi di Max Weber. E cioè Marx dice la sfera della circolazione delle merci ha il suo corrispettivo nel culto dell'uomo astratto che è proprio delle chiese cristiane riformate. Sì, se mi consente, ecco, non dimenticare, no? La forza liberatrice anche di queste formule piuttosto grezze, no? Per esempio... Ecco, io non credo che le formule grezze abbiano una forza liberatrice. Sì, a un certo momento. Se per momento... forza liberatrice si intende liberazione dei cervelli, io credo che forza liberatrice l'abbiano soltanto le formule giuste, non quelle grezze. No, per esempio, alla fine dell'Ottocento io ho letto, per esempio, reazioni dei filosofi, scrittori inglesi che dicevano ecco questo Marx, che suggerisce delle cose stranissime, per esempio che la riforma religiosa nel Cinquecento ha avuto delle radici economiche, che la filosofia del Descartes con il cartesianismo, con il suo immagine del meccanismo, ha delle relazioni col sistema mercantile. Ma questo, sappiamo che questa è una formula dal tutto semplificata, invece a questo momento ha avuto una forza liberatrice. Oggi possiamo buttare, perché abbiamo già avuto questa libertà. Oggi bisogna avanzare, avere una concezione del materialismo più vicino, più duttile, come lei. Se mi è consentito, volevo spiegare soltanto una cosa per quei telespettatori che non lo sapessero. Il professor Colletti ha fatto un accenno a Max Weber. Max Weber è lo storico, filosofo tedesco, che viene considerato da un certo punto di vista l'opposto di Marx, quello che in una celebre tesi ha detto al contrario. Può essere un movimento religioso, un movimento protestante, che inventa, che crea un fenomeno sociale, il capitalismo. Scusate, ma sentendo il nome di Max Weber mi viene in mente una questione, a mio avviso fondamentale. Vi è in Marx lo spazio per una valutazione nuova, autonoma, originale, dei fenomeni dell'etica, della coscienza religiosa, della creatività, dell'agire individuale in genere? Il marxismo e l'etica... Il marxismo è la religione, il marxismo è la spiritualità. E come si fa a rispondere a una domanda così? Forse bisogna tornare un po' indietro a quel feticismo delle merci al quale già abbiamo accennato. Allora, che cos'è la società capitalista? La società capitalista, dice Marx, è un immenso, mostruoso ammasso di merci. Tutto diventa merce, compreso la forza lavoro. Perché però mostruoso? Qualche volta la merce è bella,
Questa è Rita Hayworth nel film Gilda. E questo è il guanto di Gilda. È stato scritto un saggio per dimostrare che questo è un perfetto esemplare del feticismo delle merci, perché noi ne facciamo un feticcio. E per Gilda Passi è una bella donna, e si sa, la carne è debole, ma noi facciamo un feticcio di tutto. Il vestito, l'automobile nuova, l'accendino, per non parlare poi del denaro, che è il feticcio dei feticci. Non vediamo mai che dietro le cose c'è il rapporto degli uomini. Allora io voglio chiedere a Padre Sorge, direttore di Civiltà Cattolica, se per caso non è proprio questo un elemento che avvicina il marxismo e la religione, perché anche la religione non vuole che noi adoriamo i feticci, è così? Ma più che avvicinare, vorrei dire che questo confronto sull'uomo in qualche modo offre il termine medio, appunto, per un confronto. Credo che sia stato un errore generale quello di volere porre sullo stesso piano un annunzio religioso come è il cristianesimo e una ideologia come è il marxismo. I conti non tornano più. Allora c'è il pericolo o di voler rendere una ideologia quasi un messaggio religioso o di voler abbassare la religione a una ideologia. E credo che le ambiguità, le incomprensioni e molte volte vorrei dire anche proprio la lotta aperta che c'è stata sia dovuta a questa confusione di fondo. Bisogna quindi trovare un termine medio e dell'uomo intorno al quale i due messaggi possono dimostrare o meno la loro validità e la loro verità. È quello che tutta la storia del marxismo dalle origini fino ad oggi ha provocato, specialmente con l'accelerazione degli ultimi tempi, con le trasformazioni storiche che si sono verificate e hanno messo in crisi una ideologia che sembrava monolitica, che sembrava quindi inattaccabile. Padre Sorge, voglio mostrarle un libro e poi dovrò mostrarlo alla telecamera, anzi prima alla telecamera, che probabilmente lei già conosce. È un libro di 180 pagine che raccoglie la documentazione di tutti gli interventi della Chiesa, le encicliche papali sul marxismo. Ora, questo libro, per la sua sola esistenza, dimostra che il marxismo non è il diavolo. Se fosse il diavolo basterebbero tre parole: vade retro Satana. Se la Chiesa si è tante volte pronunciata dal 1840 al 1980 sul marxismo, vuol dire che un problema c'è. Come si è evoluto l'atteggiamento della Chiesa? In due parole, se può. Ma il problema è che tutto quello che riguarda l'uomo interessa direttamente la Chiesa. La Chiesa è portatrice, detentrice di un messaggio che riguarda l'uomo nella sua natura, nei suoi valori, nel suo destino. L'impatto quindi con una ideologia come quella marxista, penso soprattutto al Marx giovane, che però non si può poi così tagliare nettamente dal Marx del Capitale, che vuole dare dell'uomo una visione globale, una risposta totalizzante agli interrogativi della vita umana, non potevano venire in confronto col messaggio cristiano. L'errore o il limite del marxismo è stato proprio questo, di aver preso alcuni elementi di verità e di averli assolutizzati in modo da volerne fare la chiave di lettura di tutto l'uomo, di tutta la vicenda umana e la risposta per tutti i problemi. Faccio un esempio, tanto per capirci più concretamente, che la struttura economica condizioni l'uomo è una cosa vera, ma l'assolutizzare la lettura della base economica come interpretazione o chiave di lettura di tutto l'uomo, e questo diventa ideologia. E non potevano non urtare quindi contro una visione integrale dell'uomo, che è l'uomo aperto alla trascendenza e non soltanto riducibile a uno dei suoi elementi come quello economico. Lei dice, Padre Sorge, lei dice l'uomo aperto alla trascendenza, cioè al pensiero dell'aldilà, alla religione. E se il marxismo stesso fosse una religione? Questa è la barba di Marx, mi crede, è la barba di Marx. Noi l'abbiamo fatta analizzare e risulta proprio la barba di un profeta, di uno che dice: così come al comunismo primitivo succede alla società degli schiavi, a quella il feudalesimo, a quello il capitalismo, al capitalismo succederà poi il comunismo. Giorno verrà. Ecco, se anche il marxismo fosse una religione, allora l'incontro fra due religioni sarebbe difficile. Il problema è quello di trovare la verità intorno all'uomo. È il vero problema fondamentale. Non si esclude che esistano, come diceva Maritain, delle verità impazzite, diceva lui, in ogni elaborazione umana. Il marxismo potrebbe essere una verità impazzita. Ecco, difatti io credo che alcuni valori, come il desiderio che l'uomo valga più del profitto,
più dei fetici. Ecco, che non ci sia più lo sfruttamento del forte contro il debole, sono valori veri. Il problema quindi non sta tanto nella critica negativa che il marxismo ha fatto del capitalismo e che in alcuni aspetti, in alcune intuizioni si è poi dimostrata vera, in altre meno, o veramente non si è verificato. Il problema sta nella risposta positiva, nella progettualità del comunismo che la storia stessa ha smentito. Sì, c'è però un fatto, che tutta la storia è costellata di ribellioni. Ora, il problema è di vedere se vi è una teoria migliore del materialismo storico per spiegare le radici della rivolta. Abbasso l'autocrazia. Madri e fratelli, facciamo in modo che non vi siano fra noi divergenze e ostilità. Spalla a spalla. A noi la terra. A noi il domani. Questa non era la rivoluzione di ottobre, non ancora. Era la rivoluzione russa ma fallita del 1905, che Marx non poté vedere, era già morto. La rivoluzione che Marx aveva visto era la rivoluzione parigina del 1848, perché nel 1848 Marx era a Parigi e scriveva il manifesto del Partito Comunista. Parigi 1848. È la Parigi della rivoluzione, la Parigi delle barricate, le barricate di Delacroix. C'erano tutti, gli esuli, i proscritti, i rivoluzionari in esilio e grandissimi artisti, a parte Marx e Herzen, Victor Hugo e Balzac, George Sand e Chopin. Chopin, studio numero 12, opera 10, detto della rivoluzione. Pianista Sergio Perticaroli. Thank you.
avanti. Abbiamo visto una sequenza del film Ottobre di Eisenstein, e quell'ottobre è l'ottobre della rivoluzione di ottobre, la rivoluzione russa, i famosi 10 giorni che sconvolsero il mondo. Questo è il mondo. Mi domando, sarebbe stato diverso in meglio o in peggio se non ci fosse stato Marx? Anzi, lo domando a Giuseppe Tamburano, che è storico, e a Ramos Reghidor, che si occupa di filosofia e di storia delle religioni e che per la sua origine spagnola ha una competenza particolare nelle faccende dell'America Latina. Non è facile fare la storia con i sé. Ma io credo di poter dire che senza Marx le lotte sociali per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, per lo sviluppo della democrazia, non avrebbero avuto l'ampiezza, la forza che hanno avuto. Quindi sarebbe stato peggio se non ci fosse stato Marx. Ma ancora per un'altra ragione, la cultura del mondo avrebbe perduto il nutrimento e lo stimolo del potente pensiero di Carlo Marx. Sarebbe stato peggio, certamente. Per quanto riguarda il terzo mondo, in speciale i paesi dell'America Latina, il pensiero di Marx è stato di fatto un ispiratore nelle lotte di liberazione di questi popoli contro la situazione di ingiustizia, di povertà e di miseria nella quale si trovano, in quanto il pensiero di Marx aiuta a scoprire il rapporto tra il modo di produzione capitalistico e la concreta situazione di ingiustizia, di povertà e di miseria in cui si trovano. Bisogna però aggiungere che Marx stesso non è che abbia avuto la possibilità di conoscere o di interpretare bene l'America Latina, e anche il marxismo successivo ha avuto delle difficoltà a capire i problemi dell'America Latina, soprattutto la difficoltà di capire la componente nazional popolare, la tradizione nazional popolare che è necessaria per poter inserirsi, per poter animare la lotta delle masse. E per esempio balza agli occhi che la situazione della classe operaia in America Latina non è la stessa che la situazione della classe operaia in Europa. Per cui i latinoamericani accusano il marxismo normale di essere eurocentrico, e anche il marxismo di Marx stesso di essere eurocentrico. Ma mi faccio qualche esempio di qualche fenomeno storico che non sarebbe accaduto se non ci fosse stato Marx. Beh, naturalmente tutte le lotte che si sono fatte negli ultimi anni, dal 1959, la lotta della rivoluzione cubana non sarebbe accaduta, poi le lotte che sono venute dopo immediatamente con il guevarismo, il castrismo, il guevarismo in diversi posti, e poi l'esperienza del Cile e finalmente questa del Nicaragua, della rivoluzione sandinista in Nicaragua. Posso farvi osservare però che in un certo senso voi state confutando Marx, perché Marx è giudicato uno scienziato, colui che ha capito le leggi del movimento della storia. E dire che senza Marx non ci sarebbe stata la storia di questi anni, perlomeno essere antimarxisti.
No, io penso che il pensiero di Marx non è un qualche cosa di compiuto, è in movimento, è aperto e non può essere ritenuto come una filosofia della storia totalizzante. Ora, questo pensiero è utilizzato dai latinoamericani, non si può dire che senza Marx non sappiamo cosa sarebbe capitato, però di fatto è utilizzato dai latinoamericani cercando di rapportarlo alla loro situazione, precisamente in nome di quella creatività che il pensiero di Marx è capace di suscitare. E qui bisogna citare l'esempio del marxista di José Carlos Mariátegui, marxista del Perù, che ha cercato di fare un'analisi inedito di un marxismo latinoamericano in cui la classe egemone era soprattutto i contadini indigeni, che naturalmente alleati con la classe operaia, che era molto poco numerosa, come in molti paesi dell'America Latina, e alleata anche a certi settori della media e della piccola borghesia, settori soprattutto intellettuali, dovevano formare questo blocco capace di superare il modello di sviluppo capitalista. È ragionevole, comprensibile a tutti, facile chi gli altri non sfrutta, lo capisce benissimo, l'hanno fatto per te, ma tu devi scoprirlo. Per gli stupidi è stupidità, per gli sporchi è una cosa sporca, ma è contro lo sporco e la stupidità. Gli sfruttatori lo chiamano delitto, ma noi sappiamo e la fine dei delitti non è l'assurdo, ma è la fine d'ogni assurdo. Non è il disordine, è il vero ordine. E la cosa più facile, così difficile a fare. Milva ha cantato una canzone di Bertolt Brecht che si intitola La lode del comunismo e ne ho appuntato qualche parola. Dice: gli sfruttatori lo chiamano delitto, ma noi sappiamo il comunismo è la fine dei delitti. Ora noi abbiamo in questa trasmissione uno scheletro nell'armadio, come in ogni famiglia, c'è una cosa di cui non si può parlare. Però adesso ne parliamo, adesso lo riveliamo. Allora la domanda è: se si comincia da Marx, bisogna necessariamente finire a Stalin o no? È una strada obbligata e perché? In questi giorni noi ricordiamo il centenario della morte di Marx. Eppure, lei lo sa, è anche il trentennale della morte di Stalin. Al congresso del Partito Comunista hanno ricordato Marx, nessuno ha ricordato Stalin. Però uno storico comunista, Paolo Spriano, ha scritto un grosso libro. Benissimo. Sui rapporti fra il comunismo italiano e lo stalinismo. E io direi proprio Spriano ha dimostrato di quanto stalinismo fossero impregnati i dirigenti e i partiti comunisti. Il Partito Comunista Italiano è stato a lungo, ahimè, stalinista. Oggi non ne parla più, lo rimuove, fa più o meno la stessa operazione che ha fatto Khrushchev al 22° congresso, quando ha espulso la salma di Stalin dal mausoleo della Piazza Rossa. Bisogna fare i conti storicamente e criticamente, io non nego che il Partito Comunista l'abbia fatto, ma io nego il legame che oggi i comunisti non riconoscono più, ma che altri,
che vogliono coinvolgere Marx nel discredito dello stalinismo, invece affermano tra Marx e Stalin non c'è nessun legame. Stalin è la negazione pura e semplice, direi totale, del marxismo, che aveva un progetto chiaro, luminoso, che parlò al cuore, alle menti di quelle masse della fine dell'Ottocento, di quelle masse sfruttate del capitalismo dell'Ottocento. Era un messaggio di liberazione. Si prenda il manifesto dei comunisti. Che cosa si vuole in quel manifesto? Che i proletari spezzino con le loro catene le catene di qualunque asservimento e si crei una comunità di liberi ed uguali. Badi, in cui, dice Marx, lo sviluppo di ciascun uomo è la condizione per lo sviluppo di tutta la società. Dunque, guarda la libertà dell'uomo singolo, di tutti gli uomini. Se qualcuno riconosce, anche in parte, questo messaggio di Marx nel socialismo reale, che invece l'oppressione, l'alienazione, è uno stato poliziesco non solo di ciascun individuo, ma della società tutta intera, se qualcuno trova Marx nel socialismo reale, che poi è il socialismo reale come l'ha voluto Stalin, io dico che compie un'opera di mistificazione. Nell'America Latina il pericolo che si cominci da Marx e si finisca con Stalin è un pericolo del tutto scongiurato o no? Non è scongiurato. C'è anche questo pericolo. C'è stato nei partiti che si riferivano alla Terza Internazionale, che anche per questo non hanno saputo cogliere il collegamento tra il socialismo e la tradizione nazional popolare. Perché il marxismo della Terza Internazionale è molto più eurocentrico, anzi sovietico-centrico, no? E c'è ancora questo pericolo in questi partiti e c'è anche, dobbiamo riconoscerlo, anche in queste esperienze di rivoluzione che noi tutto sommato giudichiamo ancora positivamente, la rivoluzione cubana, la rivoluzione sandinista. C'è un pericolo anche lì? C'è un pericolo perché c'è una tradizione, per esempio quella che si riferisce direttamente a Castro, che è legata alla tradizione nacional popolare di José Martí, di tutta la corrente liberale e democratica del pensiero latinoamericano. Però questa si è unita nell'evoluzione della rivoluzione cubana alla tradizione del Partito Comunista, che anche se è cambiato un poco si può trovare anche in esso una distinzione tra quest'anima più popolare e quest'anima invece più marxista-leninista nel senso di Stalin. Sapete, si può scrivere la storia anche ricorrendo agli animali. Anzi, il nostro filosofo, lassù in soffitta, che ha i libri, i filmini, il proiettore, io sono quasi certo che lui adesso si sta guardando La fattoria degli animali di George Orwell, che è, ma questo lo sapete, una satira piuttosto divertente dello stalinismo. Compagni della fattoria, l'unica cosa che mi distingue da voi è di aver vissuto di più e di aver avuto di conseguenza più tempo per starmene sdraiato sulla paglia a riflettere sulla nostra comune condizione di animali. Mi sono reso conto di quanto sia misera e faticosa la vita che conduciamo in questa fattoria. Eppure la terra è fertile, il clima propizio, eppure noi ci sottoponiamo senza risparmio a un duro lavoro dall'alba al tramonto. Ma tutto quello che produciamo ci viene tolto, anzi rubato. La colpa è solo del padrone, dell'unica creatura in tutta la fattoria che consumi senza produrre. È lui il responsabile della nostra miseria. Sbarazziamocene e saremo finalmente liberi. Compagni, insorgiamo! Calma, non fatevi prendere dall'entusiasmo. Perché la nostra lotta sia vittoriosa occorre soprattutto l'unità della classe animale. D'ora in poi ogni distinzione deve essere abolita. Nel lavoro e nella lotta tutti gli animali sono uguali, piccoli o grandi, piumati o pelosi. Nessun animale ucciderà i suoi simili. Tutti gli animali sono uguali. La rivoluzione non è razzolare sull'aia, non è una mangiatoia stracolma di fieno, non è brucare un prato di primavera. La rivoluzione non è una carezza sul pelo.
Fu persino innalzata una camicia con una macchia color rosso padrone, una tinta vivace che in futuro sarebbe diventata un po' il simbolo della rivoluzione animale, quasi una bandiera. Si chiudeva così un ciclo nella storia della fattoria e se ne apriva un altro, denso di incognite. Annunciamo storico rapporto compagno Napoleone, destinato a inaugurare nuovo corso et adeguare principi animalismo at esigenze attuale fase storica stop. Est gradita cravatta rossa. L'idea di un nuovo corso era certo buona. Si disse Berta che il corso in corso lo viveva tutti i giorni. Ma la visione di quel progresso le provocò uno shock. Decise di vederci chiaro e si diresse verso il punto che il signor Jones anticamente chiamava Aia, Palla di Neve aveva battezzato l'Argo della Rivoluzione Animale e Napoleone proclamato di recente Piazza della Solidarietà Suina. I maiali vestivano come l'antico padrone, anzi meglio, e camminavano come lui. Tutti gli animali sono uguali. Ma alcuni sono più uguali degli altri. Adesso andiamo a frugare nel fegato di Marx. Ho capito. Questo cos'è? È uno scherzo. Dunque, questa boccetta deve contenere uno di quegli intrugli dai quali Marx sperava tanto per il sollievo dai foruncoli di cui soffriva. Soffriva atrocemente di foruncoli, questi foruncoli che faranno soffrire la borghesia e intanto facevano soffrire lui. Perché? Intanto perché mangiava pesanti alla tedesca e poi anche per il tipo di vita che conduceva. Per 30 anni quest'uomo ogni giorno alle 10 di mattina si è mosso di casa, ha fatto una breve passeggiata per recarsi al British Museum. Adesso vi mostro la famosa sala di lettura del British Museum, probabilmente la più grande biblioteca del mondo già da allora, e qui Marx restava fino alle 7 di sera a studiare. Cosa studiava? Assolutamente tutto. Dalla lingua antica a quelle moderne, il russo, lo spagnolo, le statistiche, il calcolo differenziale, leggeva i giornali di tutto il mondo o quasi, studiava la documentazione dove poteva trovarla. Una volta lui, che era un fanatico dello studio, litigando con un certo Weitling, che era un rivoluzionario approssimativo come ce n'erano a quei tempi, Marx disse, battendo il pugno sul tavolo, l'ignoranza non ha mai aiutato nessuno. Però, se passava tutta la giornata nella biblioteca, di che cosa viveva quest'uomo? Di che cosa vive l'uomo? Beh, viveva in gran parte degli aiuti che gli dava il suo fraterno amico Federico Engels. C'è un busto di Engels? Non c'è un busto di Engels, già, perché non è il centenario, niente busto. Federico Engels, figlio di industriali, industriale lui stesso, autore di una celebre inchiesta sulla classe operaia di Manchester, sulla classe operaia maltrattata dalla rivoluzione industriale, senza la rivoluzione industriale non si capisce Marx. Federico Engels per tutta la vita, oltre ad assistere con la sua amicizia a Marx, oltre a pubblicargli dopo la morte le opere postume, lo ha in realtà in tutto o in parte mantenuto. Così viveva Marx. Dove viveva Marx? Questo è un po' più difficile da ricostruire, dato i tempi, non c'era la televisione. Per fortuna Marx era sorvegliato dalla polizia, per fortuna, perché abbiamo un rapporto della polizia del tempo che descrive in un modo abbastanza fedele e certamente interessante le condizioni di vita della famiglia Marx a Londra. Marx abita in uno dei peggiori quartieri di Londra, occupa 2 stanze. Quella che guarda sulla strada è il salotto, quella che dà sul retro è la camera da letto. In mezzo al salotto si trova un grande tavolo di età veneranda ricoperto da uno spesso strato di cera mai rimossa, la cera per leggere. Su di esso si ammonticchiano i manoscritti, i libri e i giornali di Marx, giocattoli dei bambini,
i lavori di rammendo della moglie, tazze di tè dagli orli sbreccati, cucchiai sporchi, coltelli, forchette, candelieri, calamai, bicchieri, pipe di terracotta olandese, cenere di tabacco, tutto gettato alla rinfusa su un unico tavolo. Sedersi è veramente un'impresa pericolosa. Qui una sedia che si regge solo su tre gambe, là i bambini che giocano alla cucina su un'altra sedia casualmente rimasta intera. Naturalmente la sedia intera viene offerta al visitatore, ma se vi ci siedete rischiate di rovinare un paio di pantaloni. Oh, e questo? Questo forse non è uno scherzo, perché la Londra di Marx non era tutta rose e fiori. C'erano delle presenze inquiete, si aggiravano degli strani fantasmi. Il dottor Jekyll e Mr. Hyde, Jack lo squartatore e lui, Dracula il vampiro. Però di questo parleremo dopo il telegiornale, perché noi ci lasciamo adesso per pochi minuti e poi ci rivediamo, perché questa trasmissione continua e ci saranno altre domande, altre risposte, altre sorprese.